Veros Branco. Di nuovo le immagini da Civitanova Marche, siamo sempre in piazza 20 settembre che si è riempita di pubblico, abbiamo dunque visto sfilare sul ring, insomma combattere, prima Silvio Branco e poi Giacobbe Fragomeni, le due vedette della serata. Ma sta per arrivare il momento del main event con diversi personaggi che salgono sul ring, vediamo Sarrizu, vediamo Gianluca Branco, per aver messo al tappeto, eccola anche Massimiliano Duran, pugilato mondiale Oscar De La Hoya, ex grandissimo del pugilato italiano e non solo Massimiliano Duran. E allora siamo pronti per il main event della serata. Come ha appena detto il ring announcer, siamo al main event della serata. In palio ci sarà il vacante titolo internazionale silver per la sigla WBC dei pesi leggeri. Si affronteranno il francese Samir Ziani e Karel El Puma Sandon. E cominciamo col chiamare sul ring. All'angolo blu, dalla Francia, eccolo qua, Samir Ziani, allenato da Mohamed Benamah, colui che ha condotto al titolo mondiale un certo Mon Sipur, lo allena da un anno, Benamy viene da Tolosa, Samir Ziani, questo è il suo decimo match in carriera, sin qui 8 vittorie, una sola prima del limite, un pareggio, 43 round boxati con una percentuale di KO dell'11%, il debutto nel maggio del 2010, l'unico pari al terzo match in carriera, l'unico successo prima del limite nel febbraio del 2011 contro Munir Chahib. Questo sarà il suo quinto match nel 2011, il primo in assoluto con un titolo in palio, il primo in assoluto al di fuori della Francia. Ultimo match sostenuto da Ziani lo scorso 27 maggio, ha vinto ai punti sui 6 round contro Erunsal, è un pugile cui manca il colpo del KO, ma è un pugile in costante crescita sia da un punto di vista fisico che tecnico. È il numero 6 del ranking francese, quest'oggi si cimenterà sulla distanza delle 10 riprese per la prima volta in carriera, sin qui non ha mai combattuto oltre i 6 round Samir Ziani, al peso 60 kg e alto 168 cm. E adesso tocca al Puma Sandon. All'angolo rosso, il suo avversario, Karel El Puma Sandon. Karel El Puma Sandon sta per salire sul ring. Nato a Lumumbushi in Congo, ma è italiano di passaporto, un marchigiano adottivo, risiede a Chiaravalle in provincia di Ancona ed è soprattutto il nipote del grandissimo Sumbu Kalambai, che è stato campione del mondo dei pesi medi dal 1987 al 1989. Eccolo là El Puma che sta per salire sul ring, un pugile molto tecnico, atleticamente molto preparato, veloce negli spostamenti e nel portare le combinazioni, anche lui un pugile con ampi margini di miglioramento. E sicuramente per Sandon il match più importante in carriera, davanti a lui eccolo là che lo accompagna sul ring, zio Sumbu Kalambai. È stato un grandissimo pugile Patrizio Sumbu Kalambai. 14 vittorie con 5 successi prima del limite nel palmarès ancora immacolato del Puma Sandon. 67 round boxati, percentuale di KO del 35,71%. Ha debuttato al professionismo il 26 luglio del 2007 proprio qui a Civitanova
Marche. La prima vittoria prima del limite al match numero 3 ha combattuto ancora Civitanova Marche proprio qui in piazza 20 settembre nella festa estiva del luglio del 2008. Vinse in quell'occasione ai punti su Bella Sandor e ha combattuto qui in piazza 20 settembre anche un anno fa, quando superò ai punti il Maggiaro Naghi sulle 8 riprese. Medico dell'incontro, dottor Leo. Ha sostenuto nelle Marche ben 11 dei 14 match affrontati in carriera, 4 volte ha combattuto a Civitanova Marche, 2 volte qui in piazza 20 settembre. Viene dal successo in quel di Ancona per KO tecnico su Laszlo Provitz lo scorso 22 aprile, è il numero 6 del ranking nazionale e quest'oggi per la prima volta combatte per un con la possibilità di conquistare un titolo. L'arbitro, il signor Cavalleri, Barrovecchio, Zannoni e Silvi sono i 3 giudici. La signora Jacoponi, il supervisor. Combatte per la Blagnac Boxing Club Samir Ziani. WBC International Silver da Blagnac, Francia, Samir Ziani. Alto 168 centimetri, al peso 60 kg esatti per Ziani. Rosso, al peso di 60 kg e 400. 64 al peso Sandon, che è alto 169 centimetri, uno in più del suo avversario. È accompagnato all'angolo dal grande Patrizio Sumbu Calambai e da Charlie Diavila per la OPI 2000. Sfidante al titolo WBC International Silver da Chiaravalle, Marche, ma di origini congolesi, Karel Erpuma Sandon. Eccolo qua, Karel Erpuma Sandon avrà tutto il tifo di piazza 20 settembre dalla sua parte. Erpuma, e siamo al momento degli inni nazionali, prima naturalmente per Samir Ziani. Inno di Francia per Ziani. Completata l'esecuzione della Marsigliese, ci alziamo anche noi in piedi per l'esecuzione dell'inno di Mameli. We'll be right back.
International Silver categoria. Completata l'esecuzione dell'inno di Mameli, si svuoterà il ring e adesso cominceranno a parlare i pugni per Sandon e per Ziani. La solita eterna sfida Italia contro Francia, che ogni volta che si propone sempre ci scoccia molto avere la peggio contro i transalpini. Inutile insomma stare ancora a citare, anche se poi è sempre divertente dal nostro punto di vista, la finale mondiale di calcio del 2006 vinta dall'Italia ai rigori contro la Francia. Insomma, sono sempre sfide molto ma molto sentite quelle che mettono di fronte gli italiani e i francesi in qualsiasi sport, anche nel pugilato. Originario del Congo ma italianissimo, di passaporto marchigiano doc d'adozione Karel Sandon, il 15° match della sua carriera, il primo nel quale ha la possibilità di conquistare un titolo, insomma un primo lascia passare per una carriera ad alti livelli, potrebbe essere questo per Sandon. Dovrà però battere il temibile Samir Ziani, un pugile in costante crescita al 10° match della sua carriera. Il match previsto sulla distanza dei 10 round, i giudici Barrovecchio, Zannoni e Silvi, l'arbitro il signor Guido Cavalleri. In calzoncini fluorescenti Sandon, in calzoncini grigio opaco il francese Ziani. Al peso 60 kg spaccati per Ziani, 60.4 per Sandon, che sembra molto molto concentrato. Inizia il match sulla carta, un match che sembra molto molto equilibrato davvero da 50 e 50 per ciò che riguarda le chance di vittoria. Difficile trovare sulla carta un favorito. Colpi d'assaggio con il destro per Sandon, porta minacciosamente per tre volte il sinistro Ziani. Subito avvinchiati Ziani e Sandon. C'è un po' di tensione in questo avvio di match, d'altra parte comprensibile, è per entrambi il match più importante di questo loro avvio di carriera. È del 1983 Erpuma Sandon, buono il gancio sinistro di Sandon. Un mancino Sandon, lo va a prendere ancora una volta con il destro. Deve andare a due mani Ziani, resta chiuso Sandon. Scarica un gancio sinistro largo, poi però buono il secondo gancio con il destro per Sandon. Colpi più dritti sembrano essere quelli di Ziani. Veloce nel mettere avanti per primo il destro Sandon. Fa partire un altro sinistro che va però fuori misura, si espone alla replica di Ziani, che non ha però fortuna. Comunque un po' meglio Sandon, già in almeno un paio di occasioni pungente con i suoi ganci. Cerca di arrivargli addosso, ma è troppo lontano Ziani. Lo allontana Sandon. Gli ultimi 50 secondi della prima ripresa. Il sinistro al corpo, poi l'ottimo gancio destro per Sandon, fa partire anche il montante, un altro gancio destro per Sandon, poi però il destro anche per Ziani, perde il paradenti Sandon, match che subito comunque si accende. Si riparte allora con la prima ripresa, che si sta avvicinando alla sua conclusione. Ancora un destro in avanzamento per Sandon, cerca di essere pericoloso col sinistro, tocca prima col destro e poi con il sinistro anche Ziani. Dalla corta distanza le risposte, le repliche di Sandon. Subito molto acceso questo primo round, tocca ancora Ziani che manda quindi fuori misura Sandon.
Ziani che mette in difficoltà Sandon con i suoi colpi dalla corta distanza. Buon finale di ripresa per il francese, è stata una ripresa già molto dura questa numero uno, con un avvio confortante e deciso da parte di Sandon, si è però ben riproposto prosegue nella seconda parte del round il francese, un match, insomma almeno una ripresa questa inaugurale che corrisponde all'equilibrio, all'incertezza che un po' ci si poteva aspettare, sfuriate un po' da una parte e un pochino dall'altra, colpi più potenti quelli di Sandon che dà l'impressione di far più male, ma è pugile ostico con braccia insomma anche abbastanza tentacolari considerando la sua altezza. Ziani fuori i secondi, capace comunque di mettere in difficoltà Sandon quando riesce a farsi lo spazio per entrare con le combinazioni. Siamo al secondo round, calzoncini fluorescenti per Erpuma Sandon, questo congolese marchigiano, ma ripeto italianissimo di passaporto. Dall'altra parte il francese Ziani. Si affrontano peraltro, come potete vedere, due mancini, due pugili insomma dalla stessa impostazione, un po' con lo stesso tipo di guardia, tende a stare comunque più chiuso in partenza Ziani. Muove il sinistro Ziani, lo tocca parzialmente col montante destro Sandon, che cerca comunque di tenere sempre molto avanti quel destro per impedire a Ziani di partire dall'altra parte con i suoi sinistri, costretto ad andare infatti con il destro da Ziani, tocca con un altro diretto destro Sandon. Segue questa fase di corpo a corpo. Scarica un violento destro Sandon, costretto alle corde intanto Ziani, muove ancora anche il sinistro Sandon. Montante di Sandon, ma poi subito il sinistro di Ziani, capace comunque di fare pressione, si è ripreso ora per qualche fase l'iniziativa il francese, il sinistro basso di Sandon che poi cerca di scaricare anche il gancio destro, ma si trova di nuovo addosso a Ziani. Altro buon gancio destro per Sandon, ne fa partire un altro ancora, cerca di scrollarsi di dosso Ziani, che resta però assolutamente attaccato, ancora due volte con il gancio destro e poi anche il sinistro, tocca Sandon e manda, tocca Ziani e manda a vuoto Sandon. Molto duro anche questo round numero 2 ad alti ritmi, ad altissima intensità. Ziani che cerca di stare addosso a Sandon per impedirgli di distendere e far partire in particolare il sinistro. Ancora va a toccare in un paio di occasioni Ziani che si arrangia un po' in tutti i modi e soffre questa box piuttosto scorbutica in questa fase Sandon. Il corpo a corpo sembra poter essere un terreno più favorevole a Ziani, deve distendere i suoi colpi come ha fatto ora con il destro Sandon. Non gliene dà lo spazio Ziani, che poi è uscito e cercava subito di riportarsi sotto. Ultimissimi secondi per il secondo round, ha sicuramente meno misura, magari ha portato forse un numero minore di colpi a bersaglio Ziani, ma è stato molto molto attivo e ha creato comunque delle difficoltà a Sandon. Match che per il momento non esce da questa sua iniziale fase di equilibrio, quasi. Difficile dire chi dei due sia avanti, forse di una sfumatura avanti il nostro Sandon per il maggior numero di colpi messi bene a
Bersaglio non deve però commettere, Sandon, l'errore di farsi trascinare nella bagarre, nel corpo a corpo da Siani, che sta fuori i secondi, cercando di farlo, perché quello può essere il terreno che gli consente di esprimersi al meglio. Se Sandon trova la distanza e si fa lo spazio per riuscire a distendere i suoi colpi e a far partire in tutta la sua forza i suoi ganci, il match può decisamente cambiare dalla parte di Sandon. Da intanto è iniziato il terzo round a Civitanova Marche. In palio, ripeto ancora, il International Silver Title dei pesi leggeri per la sigla WBC. È ripartito Siani come una furia in questa fase. Sandon costretto contro le corde, senza la possibilità di uscirne, cerca di divincolarsi, colpi dalla corta distanza. Era entrato un buon destro per Sandon, entra ancora pesantemente con il gancio sinistro. Meglio in questa fase di corpo a corpo ora Sandon. Ancora scuote con il gancio sinistro l'avversario, riesce ad allontanarlo per un attimo, e di nuovo però subito lì attaccato Siani. Cerca di impedire comunque a Sandon di partire, cerca di essere sempre lui il primo a muoversi, anche se manca di precisione. Prova a allungare un po' il destro da Sandon. Tiene comunque la coppia ben chiusa adesso Sandon, e scarica questo buon gancio destro a bersaglio, cerca quindi di doppiare, ma non è un bersaglio facile da prendere. Siani anche lui sta molto chiuso con la sua guardia, e finiscono spesso sui suoi guantoni i tentativi di Sandon. Il montante destro, questo è perfettamente entrato, lo ha sentito Siani, che però è di nuovo lì nel grado di replicare immediatamente. Match durissimo. Segue questo corpo a corpo che in pratica va avanti dal primo round. Prova col destro e con il sinistro Sandon, non si scrolla però di dosso Siani, che continua a non dargli tregua, toglie il respiro, si gira dall'altra parte. Siani entra con il montante sinistro, un pochino in difficoltà adesso Sandon, mantiene l'iniziativa nel corpo a corpo adesso Siani, e si chiude subito quando Sandon cerca di replicare. Incrociano i sinistri Siani e Sandon col gancio destro, quindi Sandon, e termina in questo istante una combattutissima terza ripresa, questa forse favorevole al francese Siani, a mio modo di vedere. Un match nel quale può, se si va avanti su questi toni, fare anche la differenza la miglior condizione o preparazione atletica, perché stanno spendendo molto Sandon e Siani. E qui un match con pochissime pause, anche con pochissimi interventi da parte dell'arbitro, un continuo corpo a corpo con fuori tanti colpi dalla corta distanza. È la quarta ripresa. È più elegante sicuramente la box di Sandon, e cerca, standogli molto vicino Siani, di non dargli la possibilità di esprimerla, di distendere i suoi colpi. Quarto round che inizia in questo istante. Terza ripresa forse da assegnare a Sandon, scusate a Siani, il pugile francese nei calzoncini grigio opachi. Cerca ora di stare più lontano Sandon, di appoggiarsi al jab. Questa può essere una soluzione
migliore per il pugile della OPI 2000, bene col jab, ben affondato Sandon. Poi non è andato però dentro col calcio di destra, ancora il destro per Sandon che vuole stare ora a distanza e ha più difficoltà nel far arrivare i suoi colpi, nell'arrivare in questo tipo di match. Sicuramente Ziani che va subito vicino a Sandon, carica bene il gancio sinistro Ziani. Ancora nel corpo a corpo Sandon scarica il sinistro, poi un destro che va però sulle spalle di Ziani, appena accanto al volto. E il francese riporta Sandon contro l'angolo, un paio di sinistri da corta distanza per Ziani. Fa fatica adesso Sandon, cerca addirittura di travolgerlo con i suoi colpi Ziani. Match che continua ad essere durissimo, comunque appassionante, e avversario tenace, ostico e scorbutico come era stato descritto Samir Ziani. Deve stare a distanza Sandon, se si fa trascinare nel corpo a corpo rischia grosso il pugile italiano. Non deve accettare questo tipo di match. Fa più male con i suoi colpi Sandon, deve guadagnarsi il modo di farli partire nel migliore dei modi. Invece Ziani continua a tempestarlo di colpi un po' sopra, un po' sotto, non tutti vanno a bersaglio, ma tanta continuità d'azione in questa fase dell'incontro del pugile francese, e Sandon non riesce a fare nulla, rischia sul precedente sinistro quasi al mento da parte di Ziani. Va a legare Sandon che sembra molto stanco in questo momento, non si ferma Ziani. Fa ostruzione il più possibile Sandon che è molto provato dai colpi che il suo avversario ha portato in questa ripresa. Il gancio sinistro poi di Sandon e anche subito un destro. Termina in questo istante il quarto round. Altra ripresa feroce questa tra Sandon e Ziani. Il primo piano su Sandon piuttosto provato, sembra più fresco il francese, e chissà anche questa quarta ripresa al pari della numero 3 potrebbe risultare favorevole al pugile francese Samir Ziani, un franco magrebino allenato, dicevamo, da Mohamed Benhama, che è stato anche il tecnico di un certo Monsipur, che sotto la guida di Benhama è diventato campione del mondo. Benhama ha preso in cura da circa un annetto Samir Ziani. E deve cambiare, se possibile, schema, strategia Sandon. È la quinta ripresa, round 5. Per il momento sembra, almeno nelle ultime due riprese, aver pagato la box un po' bagarre di Ziani rispetto a quella che sembra essere più elegante, pulita e lineare di Sandon. Quinto round appena iniziato. E scarica il sinistro dalla distanza Ziani, che sta cercando di riportare verso l'angolo, di schiacciare contro l'angolo Sandon. Il sinistro dalla corta distanza ancora per Ziani, che si va subito a chiudere a riccio e sembra... E allora sentiamo i cartellini al termine del quarto round. Giudice A, 38 a 38. Giudice B, 39 a 37 Ziani. Giudice C, 39 a 37 Ziani. E allora avete sentito i cartellini al termine del quarto round. Due giudici vedono Ziani avanti di due punti, un terzo giudice vede la parità in effetti
ma forse i due punti per Gianni sono un pochino troppi, ma ha sicuramente vinto le ultime due riprese il pugile Franco Magrebino, che continua per il momento ad avere la meglio. Si ritrova di nuovo verso l'angolo Sandon, senza la possibilità di azionare i suoi colpi rapidi ed eleganti. Il montante destro di uno Gianni che è comunque scatenato, una furia dal punto di vista atletico sin qui il pugile francese. Adesso però un momento forse favorevole a Sandon, per un attimo era stato Sandon a portare contro le corde Gianni, che ne è però subito uscito ed è freschissimo. Gianni che guarda negli occhi il suo avversario, incrocia bene col gancio sinistro Gianni. Ancora un sinistro dalla corta distanza per Gianni, che non si ferma un attimo, riesce ad interrompere la sua azione con un sinistro appena accennato Sandon, che pare però abbastanza stanco in questa fase del match, un pochino calato atleticamente il pugile italiano, mentre non è calato nemmeno un po', va come una molla, continua ad andare come una molla Gianni, che anticipa in maniera abbastanza costante Sandon. Gli ultimi 20 secondi del quinto round, si trascina con fatica per il ring in questa fase dell'incontro il nostro Karel. Gli ultimissimi secondi del round con i due pugili aggrappati. E forse un'altra ripresa, anche questa numero 5, che sembrerebbe favorevole a Gianni. Era partito sicuramente in maniera positiva Sandon, è stato però fiaccato nelle ultime due riprese dal pressing esercitato con grandissima intensità da Gianni, che per il momento continua a denotare una straordinaria condizione atletica, una grandissima reattività, diverso, un po' più spento in questo momento lo sguardo, l'espressione di Sandon, che potrebbe anche sentire molto la pressione, la responsabilità del combattere, insomma, tutto sommato in casa, anche se non Chiaravalle, ma insomma nelle sue marche. Chi dei due sta sentendo maggiormente l'importanza del match sino a questo momento è però sicuramente Sandon. Sesta ripresa che sta per cominciare, compiuto il giro di boa del match, potrebbe essere avanti insomma quantomeno di un paio di punti il francese Samir Gianni. Per far girare il match a questo punto deve riuscire a modificarne l'andamento Sandon, che solo per qualche istante è riuscito ad impostare un match sulla media, dalla media o lunga distanza, un terreno nel quale può sicuramente far più male, nel quale invece ha più difficoltà Gianni, che però lavora benissimo con le gambe, più veloce di Sandon, e riesce insomma quando vuole sempre ad accorciare la distanza, e così in questo modo sta per il momento forse il francese facendo la differenza a suo favore. Se n'è andato già il primo minuto del sesto round, con Sandon quasi costretto a scappare, violento il sinistro dalla corta distanza e poi doppia anche con il destro Gianni. Gianni che letteralmente ora insegue Sandon, bravo però Karel. Si pianta improvvisamente e piazza bene l'1-2. Poi però va subito alle gare. Continua a dare comunque l'ispezione di essere meno fresco atleticamente Karel Sandon. Si comincia a muovere i suoi pugni Gianni. Cerca di schiacciarlo, non può colpire soltanto là sotto in questo modo il francese.
dietreggia per un attimo e ha provato intanto a scaricare un altro sinistro Sandon, che sta cercando comunque quantomeno di ragionare maggiormente adesso. Ah, rischia però sul sinistro dritto di Siani Sandon, si ritrova ancora Sandon trascinato verso le corde da Siani, cerca di bloccarlo, di chiuderlo, Siani continua a muovere le braccia anche se non sembra prendere particolarmente il bersaglio, ha perso intanto ancora il paradenti Sandon, l'impressione di maggiore stanchezza rispetto a Siani continua comunque a denotarla e questo insomma può anche un pochino influire nella testa dei giudici. Gli ultimi 20 secondi del sesto round, di nuovo Siani in caccia di Sandon, continua a non dargli tregua, a non dargli modo di distendere i suoi colpi, bravissimo sin qui Siani anche da un punto di vista tattico oltre che atletico, riesce quasi a sopraffare con la sua velocità di braccia il nostro Sandon Siani, pur avendo, ripeto, una box assai meno ordinata e precisa rispetto a quella del pugile italiano. Terminato il sesto round, molto provato Karel Sandon, molto più lesto nel raggiungere il ring, più fresco, più reattivo Siani, ma non escluderei che anche questa sesta ripresa possa essere stata segnata al francese di stretta misura o magari una ripresa pari. Momento un pochino critico del match per Sandon, che deve uscire fuori insomma adesso o mai più, oppure rischia di essere tardi. Dopo un discreto avvio Sandon è un pochino caduto nella trappola tesa da Siani, che è riuscito a portare fuori i secondi, il match molto sul piano del corpo a corpo e della bagarre, hanno speso moltissimo, hanno condotto le prime 4-5 riprese ad un ritmo pazzesco e è sembrato pagarne sin qui lo scotto decisamente di più Sandon rispetto a Siani. Settimo round che inizia in questo istante a Civitanova Marche, in palio tra Sandon e Siani, il vacante titolo internazionale WBC Silver dei pesi leggeri. E purtroppo il match continua ad andare però avanti sul piano del corpo a corpo, non riesce a far molto di più in questa fase Sandon, continua ad anticiparlo Siani. Finalmente fa partire anche un buon destro Sandon, che però non riesce poi mai a doppiare, perché a un colpo suo corrispondono poi due o tre velocissime risposte, anche se non troppo precise, di Siani, che sta cercando di nuovo di travolgere con i suoi colpi Sandon, costretto sulla difensiva, costretto alle corde Sandon. Prova a scaricare un sinistro, il montante destro di Sandon. Paracchi ancora un destro il pugile italiano, non riesce a togliersi di dosso Siani, si sta un po' spazientendo Sandon, ma così cade, ripeto, nella trappola di Siani. Bene così adesso Sandon, che cerca di girare intorno all'avversario, di stargli più lontano e avere in modo lo spazio giusto per far entrare i suoi colpi. Il destro per linea interna dalla media distanza ora per Sandon, dopo due o tre tentativi di Siani, che mantiene comunque maggiormente l'iniziativa. Ora Sandon prova coraggiosamente a portare lui l'avversario verso le corde. Il destro finalmente per Sandon, ancora un buon destro, poi doppia col sinistro, un altro destro per Sandon, ancora il sinistro. Buon momento finalmente adesso anche per Karel Sandon, che sale il termometro in piazza 20 settembre, la bordata ancora e ne prova un'altra Sandon con il destro.
stanno mettendo l'anima sul ring. Sandon e Ziani comincia ad accusare adesso un pochino la stanchezza anche il pugile francese. È comunque un match davvero appassionante. È improvvisamente resuscitato Karel Sandon dopo 3-4 riprese assolutamente favorevoli a Ziani. Ancora scarica il sinistro per due volte, poi il destro però sui guantoni di Ziani, un altro destro dritto per Sandon, il destro al corpo, il sinistro, un altro gancio destro. Cerca di replicare però immediatamente Ziani, furibonda questa settima ripresa che sta per esaurirsi, quasi non si sente il suono del gong. E questa è una ripresa finalmente favorevole a Karel Sandon. Dopo un certo predominio esercitato da Ziani a partire, diciamo, dal terzo, forse dal quarto round, con grandissimo orgoglio si è riproposto Sandon in questa ripresa. C'è ancora il tempo e la possibilità, insomma, di far girare il match, di farlo andare infine dalla parte di Sandon. Credo che resti in realtà ancora, insomma, avanti nel... Fuori i secondi, potrebbe essere avanti ancora nel punteggio Samir Ziani, ma può essere ripresa. Un buon punto di partenza round questo eight. Settimo round per Sandon. Ripeto, credo che sia avanti Ziani, ma se dà continuità a questa settima ripresa Sandon, se riesce ad interpretare anche queste, anche le prossime due, come ha fatto con la numero 7, può ancora sperare di operare il sorpasso. Iniziato l'ottavo round, il terz'ultimo. Subito sinistro dalla corta distanza e poi doppia bene Sandon, che si scrolla di dosso Ziani. Solo per qualche istante se lo ritrova però dall'altra parte. Sandon vicino alle corde, sinistro di Ziani. Ancora stavolta con il destro dalla corta distanza Sandon. Immediata però la reazione di Ziani, siamo già dall'altra parte. Destro era bersaglio per Ziani, che cerca di insistere. Adesso è Sandon che è un pochino di nuovo in difficoltà. Lo sbatte contro l'angolo Ziani, va a legare il pugile italiano. Che carattere ha comunque Samir Ziani. Insiste Sandon dalla media distanza, prima con i destri, poi fa partire un altro gancio sinistro che non dà però risultati, con potenza ancora con il destro Sandon, ma sui guantoni di Ziani, che lo scuote prima con il destro e poi con il sinistro. Lega Sandon, riparte immediatamente Ziani, che ha colpi affilati e braccia tentacolari, riesce ad entrare in tanti modi, spara un gran destro. Intanto Sandon vacilla per qualche istante Ziani, totalmente sorpreso dal bel destro di Sandon. Deve però dare più continuità, perché Ziani ha immediatamente reagito e cerca subito di riprendere l'iniziativa. Adesso è Ziani che va con violenza per due volte con il sinistro, costretto per un attimo, abbassa anche la guardia Sandon, di nuovo costretto verso le corde. Match comunque bellissimo questo tra Sandon e Ziani, una battaglia che sta andando avanti senza tregua dal primo round. Un match con pochissime interruzioni, con pochissime pause. Incrociano ancora i colpi Sandon e Ziani. Il destro ancora segno per Sandon, però risponde subito con l'1-2 Ziani. Ancora Sandon si pianta a terra l'1-2 in chiusura di ottavo round. Una ripresa
questa molto equilibrata, con un buonissimo inizio per Sandon, il suo destro di avvio ripresa, il colpo migliore di questa ripresa, poi però una gran reazione di carattere, di gambe e di braccia da parte di Ziani. Vediamo se ci viene riproposto al rallenti quel gran destro di Sandon, il colpo che ha caratterizzato questa ottava ripresa, quantomeno la sua prima parte. Assolutamente però apprezzabile è stata la vigorosa reazione da parte di Ziani. Fuori i secondi, seconds out, è la nona ripresa. Nona e penultima ripresa che sta per iniziare in piazza 20 settembre a Civitanova Marche, un match durissimo per Karel Sandon. In palio il titolo, l'International Title, Silver Title per la sigla WBC dei pesi leggeri. Già iniziato il nono round e c'è di nuovo già Ziani che cerca di portare verso le corde Karel Puma Sandon. Procede con la lettura dei cartellini dopo l'ottava ripresa. Sentiamo allora dopo l'ottavo round. 77-75 Ziani. Giudice B, 78-75 Ziani. Giudice C, 77-75 Ziani. E allora avete sentito la lettura dei cartellini al termine dell'ottavo round. Verdetto unanime e favorevole a Samir Ziani, che due giudici vedono avanti di 2 punti, un giudice vede avanti di 3 punti. Sono assolutamente d'accordo, in particolare con i 2 punti di margine a favore di Ziani. A questo punto Sandon ha necessità di trovare il colpo risolutore, rischia però su questo nuovo sinistro dalla corta distanza di Ziani. Altro sinistro per Ziani, poi anche un altro destro, un altro sinistro ancora, con Sandon che fa molta fatica a stare sulle gambe, continua ad appoggiarsi, ad andare a legare oltre la metà del nono round. Grandi urla intanto dall'angolo di Ziani. Insomma, sentono che le possibilità di vittoria a questo punto sono abbastanza alte per il loro pugile, che sta comunque assolutamente meritando. Porta ancora, schiaccia verso l'angolo Sandon, Samir Ziani. La guardia, urlano intanto dal suo clan in francese, l'invito insomma a non dimenticarsi di tenere chiusa la guardia, anche se Sandon non sembra più avere, per la verità, grandi energie da spendere. E ancora lì invece Ziani, Sandon lo aspetta, cerca di far qualcosa ma si muove con molta fatica. Ancora 10 secondi, non c'è la reazione, non c'è reazione da parte di Sandon. A questo punto Sandon può soltanto sperare nel decimo round di mandare KO l'avversario, altrimenti credo che sarà Samir Ziani in maniera assolutamente legittima a vincere il match, dunque ad entrare in possesso dell'International Silver Title. Scuote peraltro la testa all'angolo, sembra un pochino rassegnato al peggio in questo momento Karel Sandon, ma ha fatto un grande match Ziani, sia da un punto di vista atletico che tattico. Era molto chiara dalle prime riprese la volontà di Ziani di impostare il match nel corpo a corpo, di fare in modo che potesse essere un match molto dispendioso. Probabilmente si fidava molto della sua condizione fuori atletica Ziani e ha fatto una scelta giusta, perché inizia dopo un discreto avvio nelle prime due ripresa, quelle nelle quali il match è stato un pochino più ordinato,
direi che è abbastanza calato da un punto di vista atletico Sandon, e non si è invece mai fermato Samir Ziani. Al termine dell'ottavo round due giudici lo vedevano avanti di due punti, ha vinto Samir Ziani perché Karel Sandon abbandona al termine del nono round semplicemente stremato. È andata male a Karel Sandon, termina la sua imbattibilità, è arrivata al quindicesimo match, per lui la prima sconfitta in carriera. Termina dunque un'imbattibilità che era durata quasi 4 anni, il destino delle volte è un po' beffardo perché il debutto al professionismo di Sandon era stato proprio a Civitanova Marche, anche se non qui in piazza 20 settembre, e la prima sconfitta in carriera è arrivata sempre a Civitanova Marche. Vince dunque per abbandono del suo avversario al termine del nono round Samir Ziani, che viene portato in trionfo dal suo clan. Resta dunque invece imbattuto Ziani, non ha vittoria per lui in carriera e soprattutto entra in possesso del suo primo titolo. Bravo, bravissimo Samir Ziani, gli applausi dello sportivo pubblico di Civitanova Marche per il pugile francese. È stata un po' una serataccia per Karel R. Puma Sandon, che si augurava ovviamente un epilogo diverso del match e che si augurava forse di riuscire a fare un match diverso. Lui che, ripeto, rispetto a Ziani è comunque in possesso di una box più pulita, più elegante, anche di colpi che se vogliamo fanno più male e sono più potenti. Ma questo Ziani è davvero scorbutico, roccioso, a dispetto quel fisico che ha, un ottimo incassatore con pugile con braccia tentacolari, che è arrivato al bersaglio in tantissimi modi e soprattutto con una continuità impressionante. La strepitosa verve atletica di Samir Ziani ha fatto alla fine la differenza, ha perso diciamo pure per sfinimento Sandon, che non ce l'ha fatta più, non sappiamo se ha avuto qualche problema fisico nel corso del match. Non è per niente soddisfatto ovviamente Karel Sandon, è arrivato al suo angolo anche Salvatore Cherchi a dirgli insomma qualche parola di conforto. Non è andata insomma come sperava Karel Sandon. È un match che sicuramente terrà caro nell'album dei ricordi Samir Ziani, perché è quello che gli ha consentito di conquistare il primo titolo in carriera. Vince per abbandono al decimo round Samir Ziani ed è il nuovo detentore dell'International Silver Title WBC per i pesi leggeri, Samir Ziani. Tutta la delusione sul volto di Sandon, la legittima gioia, la per il suo avversario, soddisfazione per Sandon. Samir Ziani, giustamente il ring announcer chiede ancora al pubblico di Civitanova un convinto applauso per Ziani. Un applauso lo merita comunque anche Sandon, perché i due hanno dato vita ad un bellissimo match che è stato poi quello di chiusura della serata, un main event assolutamente all'altezza delle aspettative. Peccato ovviamente per il suo epilogo non favorevole a Sandon, ma non ci sono discussioni, come insomma sempre o quasi diciamo pure accade nel pugilato. Ha vinto il migliore ed è stata una bella serata di pugilato. La gioia di Ziani e del clan, del suo clan, della Blagnac Boxing Club. E allora siamo al momento dei saluti, ringrazio la regia di Sport Italia insomma, che mi ha sostenuto in questa trasferta a Civitanova Marche. È stata una bellissima serata di pugilato, rivedremo all'opera nel mese di ottobre e novembre Branco e Fragomeni, che si affronteranno per il titolo mondiale. Di nuovo un saluto a tutti da Fabio Panchetti, continuate a seguire la grande box sui canali di Sport Italia. Appuntamenti con la grande box.